Gentili telespettatori, a voi tutti il più cordiale buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono dalla Saku Suurhall di Tallinn. Siamo in Estonia e comincia lo short program maschile con questa inquadratura dedicata a Mikael Hutt, ex allenatore di Carolina Kostner, ora allenatore di Thomas Werner e in questo momento inquadrato dell'ucraino Anton Kovaleski. Impostazione cronaca per il commento tecnico Franca Bianconi. È venuto a trovarci in postazione anche l'inviato della Gazzetta dello Sport, Andrea Buongiovanni, perché la giornata è particolarmente importante, visto che non solo ci sono tre italiani, Paolo Bacchini, Karel Zelenka e la nostra punta di diamante, Samuel Contesti, ma c'è soprattutto il ritorno dello zar Eugeni Plushenko, che dovrà vedersela con Stéphane Lambiel, con Brian Joubert e con lo stesso Contesti, oltre a volti che potrebbero dare fastidio come Michal Bresina e lo stesso Thomas Werner che abbiamo citato poco fa, anche se in occasione del Grand Prix abbiamo assistito a una preoccupante involuzione dell'atleta di Mikael Hutt. E prima di cedere proprio la parola a Franca Bianconi, volevo sapere proprio da Andrea Buongiovanni l'effetto che fa vedere Eugeni Plushenko nuovamente in pista, anche se ha già gareggiato quest'anno, non soltanto in occasione dei campionati nazionali di Russia, dove però ha ottenuto, secondo le sue stesse affermazioni, un punteggio eccessivo, ma abbiamo già avuto occasione di ammirare nella Coppa di Russia, dove ha vinto alla Rostov Cup con un punteggio importante. Buongiorno a tutti, beh, naturalmente fa un effetto straordinario, un effetto bellissimo perché è il ritorno di uno dei più grandi campioni di sempre, direi non solo del pattinaggio su ghiaccio ma addirittura forse di tutto lo sport mondiale. Ritrovarlo in gara, ritrovarlo di nuovo alla vista così in perfette condizioni fisiche è già un piacere. Sono passati 4 anni da Torino, adesso dobbiamo capire quanto questi 4 anni abbiano potuto influire sulla sua condizione, sulla sua capacità di pattinare. Sono 4 anni, sono tanti. Nelle gare in cui ha partecipato nei mesi scorsi ha detto di stare sicuramente bene, però questo è un vero banco di prova, insomma, trova pattinatori capaci.